Duplicazione di un radiocomando BFT MITO2 utilizzando un radiocomando SR48. Misuro la frequenza del radiocomando, in questo caso è un 433, pertanto potrei utilizzare anche un radiocomando SR4V. Per procedere con la duplicazione di questo radiocomando devo tenere premuti i pulsanti 1 e 2 contemporaneamente per 5 secondi fino a che il LED inizia a lampeggiare. Ecco che lampeggia, quindi posso rilasciare i due pulsanti. Ora non lampeggia più, vuole sapere quale dei quattro pulsanti io desidero programmare. Pertanto, in questo caso, io desidero programmare il tasto numero 1. Ecco che il LED rimane rosso fisso. È in attesa del segnale da radiocomando originale. Pertanto, mi devo posizionare su una parte laterale del radiocomando, a una distanza non superiore ad 1 cm, e premere il pulsante del radiocomando funzionante. Il LED diventa blu, quindi posso rilasciare. È ritornato rosso. Desidera un'altra trama dal radiocomando originale, pertanto premo nuovamente l'originale. Diventa blu. Ora attendo qualche secondo, il radiocomando sta elaborando. Appena il LED diventa rosso, ecco, il radiocomando SR48 desidera ricevere il segnale di immissione. In questo caso, in alcuni radiocomandi tipo MITO 2 o 4, più vecchi di questo, vi era un pulsantino segreto qui sotto. Praticamente c'era un forellino e bisognava inserire un ago o comunque un oggetto appuntito. Su questi più nuovi, invece, il segnale di immissione viene emesso tenendo premuti per 2 secondi i tasti contemporaneamente. Infatti vedete che il radiocomando SR48 inizia a lampeggiare. In questo caso vuole conoscere la modalità di copia, quindi automatico, clone. In questo caso noi desideriamo crearne uno nuovo, pertanto automatico. Rimane blu e poi ricomincia a lampeggiare. Adesso il radiocomando vuole sapere a quale frequenza dovrà emettere il segnale memorizzato. Pertanto, se premo il tasto 1 la frequenza sarà 433, se premo il tasto 2 la frequenza è 868. Abbiamo letto una frequenza di 433, pertanto premo il tasto 1. Il radiocomando è programmato.